è arrivato un fantastico pacco da casa Roja Parfum, perché in tantissimi mi avete chiesto: William, parlaci dell'ultima release di questo fantastico brand di nicchia e di lusso britannico. E stiamo ovviamente parlando di Elysium o Intense. Bella raga, ce l'avete della situa, parliamo ovviamente di profumi. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono William, vivo in Inghilterra e su questo canale parliamo di profumi di nicchia, ma soprattutto profumi di lusso, di brand britannici e non. Quindi se ti interessa l'argomento o ti sei stufato dei soliti contenuti che trovi su YouTube, beh, iscriviti al canale. In questo nuovo video, con un format leggermente diverso, faremo un unboxing e un video prime impressioni. Quindi apriamo insieme questo fantastico pacco di casa Roja Parfum, pronti a vedere cosa contiene questa meraviglia. Allora, oh, troviamo una lettera. Allora, ragazzi, mettiamolo così e vi faccio vedere poco a poco cosa c'è dentro. Allora, c'è una lettera che vedremo cos'è. Un po' di carta che adesso andiamo a togliere e vediamo il contenuto. Via, buttiamo via tutto. L'imballaggio non ci interessa. Un video un pochino più dinamico, ragazzi. Un video, diciamo, anche first reaction. Ecco qua c'è il juice. Vabbè, fattura, pacco, vabbè, non ci interessa. Ed ecco il contenuto di questo pacco, ragazzi, firmato Roja Parfum. Troviamo Elysium o Intense, che andremo a scartare insieme. Che bello, ragazzi, facciamo proprio un video un pochino più diciamo sciolto, e vediamo un po' queste, insomma, queste vibes che ci dà questa fantastica fragranza. Vediamo anche qui cosa c'è in omaggio con l'acquisto. Abbiamo anche un altro campioncino, ora vedremo un po' cos'è e soprattutto cos'è questa lettera. Insomma, lo stile non manca quando compriamo da Roja Parfum e dalla Roja Davos Perfumery. C'è sempre appunto questa lettera, questo cartoncino che ci ringrazia, insomma, per l'acquisto. E Mister Roja Dav, appunto, spera che questa creazione noi la possiamo godere tanto quanto lui si è divertito appunto a crearla. Quindi veramente eccezionale, veramente di stile. Mi piace moltissimo e viene dato ovviamente a tutti i clienti, ragazzi. Potete scegliere con un vostro acquisto un travel size da 7,5 ml. E nel mio caso io ho scelto la fragranza Taif Oud. Sono fatti, vabbè, ovviamente anch'essi molto lussuosi con questo packaging. E qui abbiamo Taif Oud, che ne parleremo eventualmente in un altro video. Sono veramente curioso di provarla. Non l'ho provata neanche in store, non ho voluto provare niente di tutto ciò per proprio darvi un video totalmente genuino, totalmente prime impressioni su questa nuovissima release. Quindi non perdiamo altro tempo e buttiamoci in questo video. Ecco come si presenta Elysium o Intense, una confezione simile dal punto di vista, diciamo, del packaging e del layout alla precedente Parfum Cologne. Facciamo uno slide e appunto qua si rivela la fragranza. Ovviamente il colore è diverso, questo colore bianco, veramente interessante. E qui, ragazzi, abbiamo la fragranza, guardate che spettacolo. Prima volta che la vedo anch'io dal vivo, ragazzi, e quindi allora è stupenda. Spero che possiate in video veramente godervi dettagli di questo flacone, che è di questo, diciamo, vetro satinato, veramente veramente bellissimo, veramente elegante. Mi piace davvero tanto questo tappo, che sembra quasi in metallo, ok, un metallo un po' più grezzo, veramente veramente bello. Abbiamo la nostra moquette, abbiamo la nostra bottiglia di Elysium o Intense, e quindi, ragazzi, andiamola a provare senza altri indugi, poi parleremo di tante altre cose. Ok, allora, classico atomizer Roja Parfum, un bello spruzzo come si deve. E anzi, sapete cosa facciamo? Lo proviamo su pelle, perché vabbè, sulla moquette ci darà sicuramente delle bellissime sensazioni, però su pelle è un'altra cosa. Ok, ragazzi, allora è diverso, anzi, a mio avviso è molto diverso, sia dalla versione Parfum Cologne che dalla versione appunto Parfum, la meno recente versione Parfum. E questo non mi dispiace, perché sì, Elysium o Intense è un flanker, però sono contento che, diciamo, non sia semplicemente magari un Parfum Cologne con delle note leggermente diverse, è proprio un altro DNA, e quindi non è ridondante in una collezione, anche se avete già la versione Parfum e la versione Parfum Cologne. In questo video cercheremo di rispondere anche a due domande fondamentali che tanti di voi mi hanno fatto appunto nei DM di Instagram. Quindi, se non mi segui su Instagram, beh, fallo, trovi il link qui nell'info box. Ovvero, la prima è: William, ma questa versione O Intense dove si colloca nella lineup di Elysium? Perché adesso con quest'ultima release abbiamo appunto tre fragranze: abbiamo la Parfum Cologne, l'O Intense e la Parfum. Quindi molti di voi mi chiedono: William, dove si colloca fra il Parfum e il Parfum Cologne, oppure dove
dopo il parfum? Quindi cercheremo di rispondere a questa domanda e ovviamente poi alla domanda se già io possiedo la versione parfum o la versione parfum cologne di Elysium, può sicuramente piacermi anche questa versione o intense? Quindi vedremo un po' di rispondere a queste due domande. Allora, per darvi appunto altre sensazioni, altre vibes che mi dà questa fragranza, secondo me andiamo a perdere, diciamo, mettendola in comparazione con la versione Parfum Cologne, andiamo a perdere un po' questa apertura brillante. È sempre un'apertura agrumata, ma diciamo sicuramente meno fruttata e un pochino più metallica e più glaciale. Secondo me darà il meglio di sé veramente in questa estate, soprattutto nelle giornate più torride. Quindi perdiamo quella bella nota fruttata che io appunto amavo della versione Parfum Cologne e aggiungiamo questa nota tipo di acqua ghiacciata. Molto interessante. La sensazione che mi dà, soprattutto in apertura, poi vedremo il dry down, ragazzi, vedremo la durata su pelle, scia, proiezione. Questo è un video prima impressioni, dobbiamo ancora testarla bene questa fragranza, ma è come se camminiamo su un lago ghiacciato, non so, della Norvegia, con una limonata in mano. Non so, sembra idilliaco, sembra quasi stupido farlo, e poi questo, diciamo, lastra di ghiaccio, questo lago ghiacciato si rompe e noi cadiamo in queste acque appunto taglienti, ghiacciate. Quindi sentiamo questo sentore agrumato, questa nota di acqua ghiacciata che però non è una nota salata, quindi non è una nota marina, è proprio acqua dolce ghiacciata, e noi che inevitabilmente siamo paralizzati appunto per il freddo e sprofondiamo sul fondo di questo lago, e tra virgolette visivamente noi vediamo questo ghiaccio che appunto in superficie è bello bianco, candido, poi magari quasi celestino, ok? E più noi sprofondiamo e più appunto il tutto diventa scuro e denso. Cerchiamo di rispondere a una delle due domande che ci siamo posti precedentemente, ovvero questa versione o intense di Elysium dove si colloca appunto fra le due precedenti release. Ci tengo a, diciamo, precisare che anzitutto ritengo che, diciamo, o intense non dia giustizia a questa fragranza, perché ovviamente il nome potrebbe farci pensare che appunto questa fragranza si collochi esattamente a metà fra la versione Parfum Cologne, che è bella brillante, fruttata, luminosa, e diciamo la versione parfum un po' più scura. Però invece ritengo che personalmente, a mio modo, se l'avete provata fatemi sapere la vostra qua giù nei commenti, che ci tengo tantissimo, che questa versione o intense sia quasi una rivisitazione del parfum, che appunto su una scala di concentrazione è appunto quella più concentrata. Però la differenza fra appunto l'o intense e la versione parfum è che la versione parfum magari ha un'apertura un pochino più vintage, magari un pelo più barbershop, con queste note appunto luminose un pochino più, diciamo, sharp, ok? Con degli angoli un pochino più vivi, e poi c'è una base molto importante di vetiver e pepe. Qui invece ci allontaniamo proprio, diciamo, dal DNA Elysium e andiamo verso note più scure, ghiacciate, sempre con una parte agrumata, ma perdiamo appunto quella bella parte fruttata. Quindi io lo vedo più come una rivisitazione del parfum, lo vedo oltre il parfum, ecco, questa versione, almeno dal punto di vista del DNA. Quindi non stiamo, diciamo, a guardare magari i livelli di concentrazione, perché lì possiamo appunto cadere in inganno, però a livello di DNA lo riapplichiamo ancora. Secondo me è una rivisitazione del parfum, o potrebbe addirittura essere dopo il parfum, per lo stile appunto di questa fragranza, questo blu scuro. È molto interessante, però dovete, quando la provate, secondo me il consiglio è quello di togliervi un po' dalla testa, lo so che è difficile, sia la versione Parfum Cologne che la versione Parfum. Rispondiamo adesso alla seconda domanda che alcuni di voi mi hanno appunto fatto nei DM di Instagram, e quindi l'ho voluta inserire in questo video, e penso che sia una domanda molto molto intelligente, ovvero: William, se io già conosco e apprezzo appunto il DNA di Elysium Parfum o della versione Parfum Cologne, può piacermi, diciamo, quasi sicuramente la versione o intense? Posso comprarla in blind buy? Ragazzi, secondo me, secondo appunto queste prime impressioni, no, potrebbe non essere al 100% appunto per ognuno di voi che magari già apprezzate le due versioni di Elysium, perché appunto è stato fatto un lavoro di rivisitazione di questo DNA, e ci allontaniamo un pochino, secondo me, dai classici canoni appunto del DNA Elysium. Siamo sempre nello stesso pianeta, però è veramente un flanker un po' diverso. Quindi il mio consiglio è quello di non buttarvi
a capofitto nell'acquisto appunto della versione O Intense. So che è difficile, ragazzi, so che è difficile, e io sono il primo che appunto ho voluto fare questo blind buy, e io per carità ne sono contento. Però appunto, se siete estimatori di alcune vibes, soprattutto quelle vibes fruttate della versione Parfum Cologne, vi dico subito che qui lo andiamo un po' a perdere. Rimane una versione molto più profonda, molto più scura, quasi più scura della versione Parfum, quindi diciamo che troviamo alcune similitudini nelle relative due versioni, però poi prendiamo una tutt'altra direzione. Quindi ci tenevo a rispondere a questa domanda, perché penso che sia questa domanda che quella prima, appunto, di dove si colloca nella lineup Elysium, siano due domande intelligenti e possono aiutare appunto voi che state guardando questo video. Se avete altre domande, ragazzi, lasciatemele qui nei commenti, perché questa domenica alle ore 17, alle 5 del pomeriggio, qui su YouTube faremo la nostra consueta live appunto pomeridiana, domenicale, dove parliamo di fragranze e, per carità, parleremo ovviamente anche di Elysium O Intense, rispondendo a tutte le domande che ci saranno appunto nella chat della live di YouTube. Ma se avete qualsiasi altra domanda che volete lasciarmi qui nei commenti, potremo rispondere sia un po' qua nei commenti che poi in live. Ci prendiamo un pochino più di tempo, perché questo video uscirà giovedì sera o massimo venerdì, e quindi avrò questi 2 o 3 giorni per, diciamo, indossarla, sfruttarla ancora meglio, sperando che appunto anche a livello climatico ci siano giornate un po' più calde, un po' più fredde, perché appunto qua siamo in Inghilterra, ragazzi, e la primavera è davvero imprevedibile. Io sono davvero contento e onorato di avervi portato questo video sul canale YouTube, perché tanti di voi appunto mi avete chiesto di portare questa fragranza, perché mi avete detto che sono il vostro punto di riferimento per il brand Roja Parfum nella fragrance community italiana, e io veramente sapete quanto amo e stimo questo brand di nicchia di lusso britannico, e sono onorato appunto che voi siate interessati a guardare i miei contenuti e i miei video. Quindi grazie davvero a tutti per il sostegno. Vi consiglio ovviamente, se già non lo state facendo, di seguirmi su tutti gli altri social, TikTok e Instagram, trovate ovviamente i link qui nell'info box. Fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questa release, se l'avete provata, se la vorreste provare, se magari la volete comprare in blind buy e rischiare. Insomma, ragazzi, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi video, prime impressioni e magari anche unboxing, perché ne vorrei fare di più e comunque, diciamo, dare qualche vibes diversa anche ai miei video, un pochino più dinamici, un pochino più diversi. Quindi io vi auguro veramente una buonissima giornata e noi ci vediamo al prossimo video.